tutti, oggi sono qui per presentarvi, anzi per raccontarvi un bellissimo aneddoto, bellissimo mica tanto per me, ma poi capirete. Riguarda una vicenda accaduta domenica verso l'ora di pranzo e vi presento la protagonista, che è Lulu, la mia cagnolina, ed è molto furbetta, capirete voi stessi perché. Ecco qua la mia Lulu. E vi faccio vedere anche quello che doveva essere il mio pranzo domenicale. Sono andata dal macellaio e gli ho chiesto le cosce di pollo più buone che aveva. Eccole qua, le ho fatte arrosto, una vera squisitezza. Allora, le ho tirate fuori dal forno, solo che erano veramente troppo bollenti, allora le ho messe un attimino a rinfrescare sul davanzale. Intanto mi sono girata e mi sono preparata l'insalatina come contorno. Beh, mai che lo avessi fatto. La Lulu ha fiutato le cosce di pollo e piano piano, quatta quatta, senza che io me ne accorgessi, cosa ha fatto? Ha fatto un balzo sul davanzale, è andata sopra la prima coscia di pollo e in 2 secondi l'ha mangiata, era rimasto solo l'osso. Io ovviamente non mi ero accorta di niente, erano rimaste solo le altre 2 cosce di pollo. E lei, vedendo che io non mi ero assolutamente accorta di niente, che cosa ha fatto? È andata piano piano sopra la seconda coscia di pollo e gnam! Ha mangiato anche la seconda coscia di pollo, incredibile! E io ancora non mi ero accorta di niente. Era rimasta una sola coscia, che almeno quella me la potevo mangiare, ma lei voleva mangiarsi anche quella. Solo che qui ha fatto un piccolissimo errore. Cosa ha fatto? Ha fatto un ruttino. Quindi io mi sono girata e che cosa trovo? Mezza coscia! Aveva avanzato solo questa! E la Lulu era lì seduta in panciolle, tranquilla con la pancia piena, e a me è rimasta solo l'insalatina. Lulu, stasera a letto senza cena.